30 anni fa, con decreto del Presidente della Repubblica, veniva istituito il servizio di emergenza territoriale 118, un servizio che si è dimostrato cuore pulsante della sanità di emergenza, anche e ancora di più durante questi 2 anni di pandemia. Di questo, non prima però di avere fatto il punto sull'andamento dei contagi nel nostro territorio, ma anche sull'accoglienza sanitaria, la gestione sanitaria dei profughi in arrivo dall'Ucraina, parleremo questa sera con i nostri ospiti, a partire da Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda USL, e poi in collegamento con noi c'è Daniele Cariani, direttore dell'unità operativa pronto soccorso dell'azienda USL, Michael Zanellati, infermiere specialista emergenza territoriale 118 di Ferrara. Buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi. Dottor Ciotti, come sempre doveroso il nostro aggiornamento, anche perché qualcosa è cambiato rispetto alle ultime settimane in cui vedevamo, insomma, con soddisfazione un andamento positivo dal nostro punto di vista, perché c'era questo calo importante dei contagi. Invece nell'ultima settimana qualcosa è cambiato a livello nazionale, ma mi pare di capire anche a livello locale. Buongiorno a tutti. Sì, festeggiamo innanzitutto come Regione dell'Emilia-Romagna che siamo zona bianca, e questo è un traguardo ovviamente molto, molto importante. Abbiamo come Regione Emilia-Romagna in questo momento il 7,2% dei posti letto di terapia intensiva occupati e 12,1% rispetto a quelli che sono i reparti ordinari. Se questo è un quadro sicuramente positivo, nella provincia di Ferrara, così come in Regione, quest'ultima settimana ha visto un aumento. Abbiamo visto per 6 settimane consecutive un calo costante dei contagi. Quest'ultima settimana abbiamo avuto invece un 21,9% di incremento, portandoci quindi a un 397 di incidenza di casi per 100.000 abitanti, quando la settimana scorsa eravamo circa un 317. Quindi questo è un dato importante da tenere ovviamente monitorato come monitorato a livello europeo, oltre che italiano. Le motivazioni sono diverse, in qualche modo, che sono allo studio, un po' la variante 2 di Omicron, un po' il fatto ovviamente che in qualche modo incide anche il fatto che ci siano meno misure restrittive. Quello che è un dato che vediamo è che in questo momento non c'è una fascia di popolazione più interessata rispetto ad altre, proprio anche nella parte scolastica l'incidenza è la stessa, sicuramente, quindi c'è un dato diffuso di aumento. Questo si ripercuote anche se in maniera blanda per ora, però da attenzionare, da monitorare, anche su quello che sono i nostri servizi. Quindi prima di tutto su quello che è l'unità speciale di continuità assistenziale, quindi sulle nostre USCA, dove, se vi ricordate, eravamo riusciti ad arrivare sotto i 100 casi di presa in carico. Siamo tornati in questa settimana a 144, quindi questo è un altro dato importante da monitorare, così come i ricoveri, dove ora attualmente abbiamo 111 persone ricoverate sui 145 posti disponibili in tutta la rete, compresi i nostri 3 presidi e compreso l'azienda ospedaliera universitaria di Cona, con un aumento per la prima settimana anche delle persone ricoverate in terapia intensiva, dove ricordate l'ultima volta eravamo a 1, oggi siamo a 3. Quindi ecco, questi insieme ovviamente sono tutti dati che ci fanno dire di prestare ovviamente la massima attenzione. Certo, come sempre facciamo anche un aggiornamento sulla campagna vaccinale, anche se è cambiata molto rispetto a qualche mese fa, perché comunque le percentuali di copertura per quanto riguarda la terza dose, che sono state il grosso impegno dell'inizio dell'anno, insomma, sono già molto alte. C'è invece ancora molto da fare per quanto riguarda i più piccoli, che quella è una percentuale che cresce un po' più lentamente. C'è poi il nuovo vaccino, insomma, comunque la campagna va avanti anche se con dei volumi diversi. Sì, la campagna va avanti però sicuramente in maniera completamente diversa da quello che era il mese di gennaio, dove viaggiavamo sulle 3.500 vaccinazioni. Oggi, quest'ultima settimana, mediamente sono state effettuate circa 350 vaccinazioni al giorno.
Questo perché la platea ovviamente è diminuita, che ha effettuato la terza dose, quindi noi siamo una copertura della popolazione che potrebbe avere, che è più del 95%, e la copertura globale della terza dose è il 72%, comprendendo ovviamente anche coloro, senza comprendere coloro che hanno avuto il Covid, che ovviamente sono anche dispensati da farla e hanno il Green Pass illimitato. Stiamo andando avanti sulla vaccinazione 5-11, dove abbiamo raggiunto un 35%, se consideriamo con i Covid positivi siamo quasi al 65%, stiamo continuando ovviamente a dare la possibilità, ma ora sicuramente i numeri sono inferiori, così come anche il Novavax, il vaccino ovviamente nuovo che in qualche modo, diciamo tra virgolette, era lo strumento ulteriore per convincere i Novavax, sono state fatte 144 dosi, quindi un numero molto, molto limitato. Comunque stiamo dando questa possibilità alle persone. Riduciamo ovviamente l'offerta nei nostri punti, mantenendo comunque dei punti di prossimità, perché come sapete giustamente manteniamo un'efficienza di sistema in base, certo, ovviamente alla che domanda. È sempre stato molto flessibile, esatto, insomma, si è adattato a quello che era l'andamento della pandemia. E poi, se pensiamo in particolare alla fiera, in questo momento è uno spazio, proprio perché appunto adattabile, modulare rispetto a quello che accade intorno a noi, che in questa fase viene anche destinato all'accoglienza, per quanto riguarda la parte sanitaria naturalmente, dei profughi che sono arrivati nel nostro territorio dall'Ucraina, perché la parte sanitaria è molto importante e anche molto delicata in questa fase e non riguarda semplicemente il tampone o la vaccinazione Covid, ma queste persone vengono prese in carico un po' a 360 gradi. Sì, qui fatemi dire appunto due parole di ringraziamento veramente a tutte le istituzioni, a partire ovviamente dalla nostra direzione generale, alla prefettura, alla questura, a tutti i sindaci e soprattutto poi a tutti gli operatori coinvolti in quest'opera umanitaria rispetto a quello che sta accadendo in Ucraina. Davvero un paese solidale e una provincia solidale. È stato creato a questo punto unico di assistenza sanitaria ai profughi, dove vengono date risposte ovviamente di tipo sanitario, inteso come da quello che è subito l'effettuazione del tampone, la possibilità dell'offerta della vaccinazione Covid, ma non solo, perché ovviamente è possibile fare il diftotetano, è possibile fare l'emofila, l'epatite B, quindi tutta la serie di vaccinazioni in qualche modo che noi diamo la possibilità di fare, la Mantoux per la verifica ovviamente della tubercolosi, tutta l'offerta delle vaccinazioni pediatriche, e viene dato il cosiddetto codice STP di permanenza temporanea, che dà la possibilità ovviamente ai minori anche di avere il pediatra di libera scelta e tutte ovviamente le prestazioni sanitarie di emergenza urgenza, quindi davvero in un unico punto tutte le risposte, insieme ovviamente anche alla questura che è presente all'interno della fiera. A ieri erano più di 474 le persone, appunto gli STP rilasciati, più 435 tamponi effettuati, solo 13 positivi, quindi una percentuale molto piccola, fatte 22 vaccinazioni tra minori e maggiorenni e 46 Mantoux, quindi davvero una grande risposta da parte di tutti gli enti preposti a questa grossa crisi. Tra l'altro so che avete messo in campo anche l'assistenza psicologica sia per i bambini che per gli adulti e naturalmente con il supporto dei mediatori linguistici e culturali, che insomma in questo momento sono fondamentali. Esatto, c'è il servizio di mediazione culturale bilingue, ovviamente sia russo e ucraino, e ovviamente il servizio psicologico, che penso che sia fondamentale, perché ovviamente queste popolazioni di disturbo da stress post-traumatico, ovviamente potete ben comprendere come ovviamente sia purtroppo presente.
e come ovviamente, non so se chi avrà la modalità, possibilità purtroppo anche avuto di vedere di persona, davvero vede situazioni terribili di disperazione di queste donne, di questi bambini presenti, ovviamente in una Certamente situazione sotto shock, terribile, sotto shock. insomma, per tutto quello che hanno vissuto. La parola emergenza è un po' il filo conduttore del nostro appuntamento di questa sera. Abbiamo parlato di emergenza Covid per tanto tempo, in questo momento c'è l'emergenza profughi da affrontare, ma poi il concetto di emergenza nella sanità, insomma, è un concetto molto ampio. Dal 20 al 27 marzo ricorre in Italia il 30° anniversario dalla Costituzione del servizio di emergenza territoriale, quello che chiamiamo tutti abitualmente il 118. È stato istituito il 27 marzo del 1992 con un decreto del Presidente della Repubblica. Con noi c'è Daniele Cariani, direttore dell'unità operativa pronto soccorso dell'azienda USL di Ferrara. Ecco, questo servizio territoriale come ha cambiato di fatto la sanità di emergenza in questi anni, perché immagino che insomma ci sia stata un po' un'evoluzione. Sì, buonasera. Io mi allaccio alla sua domanda cercando di fare un po' la cronistoria di quella che è stata l'evoluzione del 118 negli ultimi 30-35 anni, per farvi capire appunto cosa c'è dietro questa organizzazione dei servizi di emergenza-urgenza del 118 nazionale, prima in particolare della nostra zona del Ferrarese. In tutto è partito ancora prima del 92, nel 1980, quando succede un evento drammatico che cambierà per sempre il sistema di coordinamento in Italia dell'assistenza extraospedaliera, che era stata la strage di Bologna, della stazione di Bologna. Un evento drammatico nel quale ci si rese subito conto che non bastava avere braccia di persone che accorrevano per intervenire e aiutare gli infortunati, ma che era assolutamente necessario coordinare questo tipo di soccorsi e indirizzarli in strutture adeguate a ricevere questo determinato tipo di paziente infortunato. Perché facendo così, altrimenti, se non si fosse fatto così, sarebbe stato il caos nel caos, cosa che poi è successa purtroppo in quell'evento drammatico. Ed è stato proprio lì che si è dato vita alla prima centrale operativa unica per il soccorso e il trasporto dei pazienti. C'è stata una prima iniziativa. Prima di questo, infatti, il soccorso era affidato alle associazioni di volontariato, come è stato anche per la strage di Bologna, soprattutto la Croce Rossa, che interveniva nel soccorso tramite l'utilizzo di mezzi di soccorso non molto adeguati, di ambulanze poco attrezzate. E il loro intervento poco coordinato era soprattutto finalizzato a caricare il prima possibile l'infortunato, scappare con il paziente trasportandolo verso il primo ospedale più vicino, che molto spesso poi risultava non essere neanche quello più adeguato, come vi dicevo, per le cure su quel paziente. Confrontando allora l'organizzazione dell'ora con quella del soccorso al giorno d'oggi, capite chiaramente come ci sia un abisso nella gestione e nel trattamento dei pazienti. Si è infatti passati alla logica di allora con il cosiddetto scoop and run, quindi carica e porta via immediatamente, ad una molto più avanzata e più corretta gestione del soccorso, quella cioè dello stay and play, cioè rimani sul posto, lavora sul paziente, stabilizzalo, il professionista rimane a soccorrere sul posto il ferito, per poi indirizzarlo, una volta che l'ha stabilizzato, all'ospedale più appropriato e più corretto, sfruttando il vecchio assioma, insomma, del paziente giusto all'ospedale giusto nel tempo giusto. È stato questo, in effetti, l'elemento chiave che in questi anni ha fatto la differenza e che ha accompagnato l'evoluzione del sistema di soccorso dell'emergenza territoriale fino al giorno d'oggi. Il trentennale, cioè nel 1992 a Ferrara, quindi esattamente come ha ricordato, 30 anni fa, ci fu l'allora primario del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ami, il dottor Bigoni, che ebbe il coraggio e la lungimiranza di mettere in piedi le prime basi del sistema operativo
118 Ferrarese con la centrale operativa che era in Giovecchia, era lì a Ferrara, a gestione provinciale, quindi non era una gestione di area vasta come avviene negli ultimi anni, come adesso, ma seguiva direttamente i servizi di emergenza e urgenza del 118 su Ferrara e su tutta la provincia. Voglio ricordarvi che allora si era partiti con un'esperienza dell'ambulanza medicalizzata. Nei primi anni, fino ai primi anni 2000, c'era l'ambulanza medicalizzata, cioè era il medico del pronto soccorso che saliva per intervenire soprattutto sui codici rossi sull'ambulanza, cercando comunque di portare professionalità e tutte le attrezzature utili, perché le ambulanze erano comunque attrezzate già correttamente, per portare il miglior soccorso possibile sul paziente. Questo modello dell'ambulanza medicalizzata però rendeva meno snello e meno agile il soccorso medicalizzato. Infatti negli anni 2000 ci fu la svolta dell'auto medicalizzata che andava a sostituire l'ambulanza, creando e portando un soccorso molto più agile e moderno. Infatti, questo modello di soccorso è molto più efficace, serve soprattutto a portare l'ospedale dal malato, utilizzando sempre la professionalità del medico dell'automedica, che con l'infermiere dell'automedica, abbinate alla tecnologia delle attrezzature che l'automedica porta con sé, praticamente è un cambio di passo, è un valore aggiunto sul soccorso, al paziente, che una volta Tra l'altro, stabilizzato può poi essere indirizzato agli ospedali limitrofi, senza dover impegnare sempre l'automedica che si può liberare e andare a soccorrere altri pazienti. il fattore tempo resta un fattore determinante, anche se con un cambio di prospettiva sostanzialmente, non più portare, come diceva lei prima, subito immediatamente il paziente nell'ospedale più vicino, ma far sì che il fattore tempo non diventi determinante nell'evoluzione di quella patologia, che sia un infarto, che sia un trauma, quindi stabilizzare il paziente, interrompere la corsa che il tempo sta facendo rispetto a quello che gli è successo sostanzialmente e poi portarlo in ospedale. Ecco, questo sul lavoro che poi fa il pronto soccorso che accoglie questo paziente avrà sicuramente un impatto. Assolutamente sì, infatti fondamentale nell'attività dell'emergenza territoriale organizzata con questo modello di automedica è la gestione delle cosiddette patologie tempo dipendenti, quelle cioè che necessitano di un intervento adeguato e tempestivo sul paziente, che devono essere immediatamente centralizzate all'ospedale hub di riferimento, quindi CONA, con una tempistica, come diceva, corretta. Verso l'ospedale specializzato per il trattamento di questa patologia. Gli ospedali dell'azienda ferrarese fanno parte infatti della rete di emergenza hub and spoke, secondo il modello di integrazione nella rete tra gli ospedali di alta specialità come CONA e gli ospedali non di specialità come sono i PS degli spoke. Però è proprio l'integrazione fra questi ospedali che fa sì che il trattamento di queste emergenze, come lei ha giustamente detto, l'infarto innanzitutto, ma ricordo anche l'ictus e il politrauma, coordinato dal sistema di emergenza territoriale, fa sì che questa organizzazione provveda a gestire queste patologie in maniera corretta. Infatti già dal 2013 è stata elaborata la procedura, il PDTA dell'infarto, che prevede che i mezzi di soccorso vadano direttamente sulla persona che è colpita da infarto, che è dolore toracico e quindi è stato allertato il 118, e tramite i presidi presenti sull'automedica trasmetta direttamente all'emodinamica di CONA l'elettrocardiogramma che al tempo zero viene valutato dal cardiologo presente, dall'emodinamista presente, e viene indirizzato il paziente immediatamente in emodinamica a CONA senza farlo passare a perdere tempo ulteriore in pronto soccorso a CONA. Quindi dal punto, dall'abitazione del paziente, una volta che si è stabilito che il paziente ha un infarto acuto in atto, questo paziente viene direttamente portato in angioplastica a effettuare appunto la terapia corretta in angioplastica primaria direttamente in emodinamica CONA. E addirittura ribadisco anche il concetto che non solo il medico dell'automedica può stabilire questo percorso, ma se anche un infermiere arriva sul posto e non è possibile
avere in aiuto l'automedica perché impegnati in un'altra emergenza, l'infermiere stesso può comunque anche lui trasmettere l'elettrocardiogramma e indirizzato successivamente dal cardiologo che lo riceve, anche lui può trasportare il paziente in emodinamica direttamente a Cona. Vi ricordo che con questa Cambiamento, insomma, rete. anche per i professionisti che svolgono questa attività. Insomma, il dottor Cariani ci ha proprio fatto il quadro di come questo servizio sia cambiato, di come sia cambiata anche l'attività degli operatori del 118. Michael Zanellati, infermiere specialista del servizio di emergenza territoriale del 118, da circa 11 anni. Ci può raccontare proprio anche come esperienza diretta sul campo com'era il suo lavoro quando ha iniziato e com'è magari oggi la vostra attività che appunto ha visto l'aggiungersi anche di nuove attrezzature, nuove competenze richieste, una complessità, ma anche in qualche modo forse una maggiore sicurezza perché avete più armi, più strumenti per poter intervenire sul paziente. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, abbiamo in questi ultimi anni, diciamo così, negli ultimi 20 anni, 15-20 anni, riporto anche qualche memoria di qualche collega, il nostro lavoro è veramente cambiato. Quindi una volta si tendeva a fare quello che il dottor Cariani citava poco fa, quindi lo scoop and run, quindi arrivare sul paziente, prenderlo e portarlo all'ospedale nel più breve tempo possibile senza fare grossi interventi fuori dall'ospedale. Ad oggi in supporto a noi moltissime tecnologie, in supporto a noi anche la telemedicina, cioè il trasferimento delle informazioni che noi riusciamo ad acquisire a bordo del mezzo di soccorso, riusciamo a trasferirle all'ospedale nostro di riferimento o all'ospedale di competenza per via telematica, quindi una su tante è l'elettrocardiogramma. Trasferiamo queste informazioni in modo da dare una maggior cura, una cura più tempestiva alla persona che andiamo a soccorrere. È una parte fondamentale anche la nostra formazione, perché è vero, abbiamo in supporto molta tecnologia, abbiamo in supporto, anche la formazione avanzata, perché una formazione tra intermedia e avanzata, nel senso che, riusciamo a mettere in pratica delle manovre anche invasive che fino a qualche decina di anni fa era di competenza prettamente medica, e grazie a queste manovre e a questi strumenti che abbiamo, riusciamo senz'altro a dare un trattamento più idoneo ad ogni tipo di patologia a cui ci troviamo a rispondere. Fuori è sempre un momento critico perché, parlando appunto di emergenza, ci troviamo in una condizione un pochino più esposta rispetto all'ospedale, ovvero ci troviamo a trattare pazienti nel proprio ambito familiare con tutta l'emotività che trasportano i familiari quando arriviamo a soccorrere i nostri pazienti. Voi avete vissuto, a proposito di emotività, anche i 2 anni di pandemia. Ricordo una sua collega che ci parlava proprio di quei momenti in cui era necessario trasportare una persona con sintomi evidenti da Covid e quindi staccarla dai familiari con la consapevolezza che poi, quantomeno per il periodo del ricovero, non si sarebbero più visti. Insomma, avete avuto anche un compito importante dal punto di vista emotivo in questa emergenza, vi siete dovuti fare carico come poi tutti gli operatori sanitari che vi hanno partecipato. Sì, assolutamente, né più né meno dei colleghi che lavoravano all'interno dei reparti ospedalieri, abbiamo raccolto questo fardello che ci è stato offerto dalla natura, diciamo così, e sono stati 2 anni molto impegnativi, 2 anni dove avevamo il compito di essere un pochino la mano che rincuora del familiare, ed essere un pochino il sanitario che si prendeva cura, a volte in maniera anche, passatemi il termine, cruenta, un pochino invasiva del paziente, per riuscire ad offrirgli, chiaramente la cura migliore. Abbiamo gestito questi 2 anni dal punto di vista psicologico in maniera forte e ugualmente dal punto di vista emotivo,
è stato, mi viene a dire difficile, scusate, adesso mi gioco un po' di emozione, difficile riuscire a gestire la parte del familiare, come vi dicevo poco fa, e la parte del sanitario nello stesso momento. Delle volte, a volte, le due figure andavano un pochino in contrapposizione, quindi è stato impegnativo. È stato impegnativo gestirle, soprattutto anche nelle condizioni in cui ci trovavamo a gestirle, quindi il non potere trasmettere attraverso la mimica del corpo, attraverso la mimica facciale, perché appunto chiusi all'interno di tute, mascherine e schermi facciali, l'unico strumento che avevamo era la voce e le parole di tranquillizzazione rispetto ai nostri pazienti. Anche qui ringrazio ancora una volta chi si occupa di studi tecnologici in ambito di soccorso, perché subito dopo i primi momenti della pandemia, dove siamo rimasti tutti leggermente disorientati, la tecnologia ci è venuta in supporto e ci ha dato la possibilità di fare il nostro lavoro un pochino meglio e con maggiore sicurezza. Certo, dopo questo momento di grande difficoltà, anche giustamente vi potete prendere un momento in cui festeggiare questo trentennale, condividere la vostra storia, le vostre esperienze anche con la città. È prevista un'iniziativa in particolare nella serata del 23 marzo presso la Sala Estense. Ce ne vuoi parlare un pochino? Bene, molto volentieri. Il 23 marzo, come avete anticipato all'inizio della puntata, è una data significativa perché nella settimana tra il 20 e il 27 marzo è la settimana che a livello nazionale è stata istituita e riconosciuta come settimana del trentennale del 118. Noi a Ferrara, per avere la disponibilità di tutte le figure che abbiamo piacere di ospitare, abbiamo scelto il 23, quindi mercoledì 23 marzo. La serata inizierà alle ore 21 presso la Sala Estense e verrà condotta da Nicola Franceschini e da Andrea Poltronieri, dove cercheranno di allietare un pochino gli argomenti che noi portiamo, che noi rappresentiamo, che non sempre sono Ilari, quindi cercheranno di alleggerire per far sì che sia fruibile a tutti i cittadini che parteciperanno. E avremo ospite la compagnia teatrale Straferrara, che è compagnia teatrale storica della nostra città, e parteciperanno molti, molti colleghi, medici, infermieri e operatori tecnici del 118 che porteranno la loro esperienza. Appunto perché il trentennale, qualcuno di questi è già in pensione e porterà proprio i primi mattoni dell'esperienza del 118 ferrarese, porterà le proprie testimonianze dei primi interventi che venivano svolti dal 118 a Ferrara, raccontando qual era la situazione di lavoro di allora. E poi avremo anche Donatella Del Giudice, che è l'ingegnere che si occupa delle nostre telecomunicazioni e di tutto il nostro apparato tecnologico e software, che gli farà da controparte, raccontandoci poi quello che è in questo momento il nostro supporto tecnologico per poter lavorare. E sarà presente anche il dottor Cariani e altri medici del 118 e altri infermieri, che ci daranno delle indicazioni su come gestire alcune patologie e come chiamare il 118 per far sì che i nostri familiari vengano curati il più rapidamente possibile. Questa serata del 23 è un momento importante di condivisione con la cittadinanza, non è l'unico però a cui ci ha abituato il 118 nel nostro territorio, perché poi anche domenica tornerà il 118 in piazza, che insomma ormai è diventato un appuntamento che i ferraresi ben conoscono. È molto importante questo scambio tra operatori dell'emergenza e cittadini, perché poi il cittadino può fare già un pezzettino di parte. Sì, il cittadino fa una parte ovviamente anche nel riconoscere, poi in tutto quello che anche fortunatamente, nella sua capacità anche ovviamente di
intervenire anche con i defibrillatori automatici che sono stati inseriti in tanti punti della città. Un aspetto poi che mi sento di dire in un evento anche così importante, di quello che è stato anche detto molto bene da Zanellati e dal dottor Cariani, che sottolinea ancora, vorrei sottolineare con forza come davvero questo sistema è flessibile e capace di rispondere a tutte le emergenze possibili. 118 è un servizio di attesa, ma come è stato ben presentato, poi è capace di intervenire dall'infarto, che è tempo dipendente, a quello che è un grosso incidente, a quello che è anche il sisma, una grossa alluvione, che è stato ovviamente che probabilmente verrà raccontato il 23 all'iniziativa, fino anche ovviamente a una maxi emergenza, o purtroppo anche in questo momento addirittura è uscito anche il piano del nucleare, a tutti quegli eventi non convenzionali, i cosiddetti eventi NBCR, nucleari, biologici, chimici, radiologici, a cui tutto questo servizio, nella sua grande complessità, nella sua grossa capacità di adattarsi e nella sua grossa velocità ovviamente di rispondere, riesce a fare. Questo lo riesce a fare, come è stato ben detto, per due grossi driver, che sono uno, la tecnologia, la grande tecnologia che ha permesso ovviamente gli scambi. Pensiamo anche all'avvento del soccorso, che è stato un determinante, e anche alla logica che vorrei sottolineare molto bene, che è quella del team, come è stato presente. Qui c'è un medico e un infermiere, non banalmente. La differenza ovviamente la fa la squadra, la fa ovviamente la sinergia tra le competenze e gli attori diversi. E vorrei ricordare come ultimo elemento i volontari, perché la rete del 118 si compone anche di tantissimi volontari competenti che danno una mano a questo servizio e danno ulteriore servizio, ovviamente oltre ai nostri professionisti. Ci sono anche loro, e quindi è ben importante secondo me ricordare davvero questo grande team che si mette a disposizione della cittadinanza e in un servizio di attesa, nel momento che ce n'è bisogno, risponde all'emergenza. Allora, io ringrazio i nostri ospiti per averci fatto questo breve viaggio un po' nella storia, quantomeno quella locale, e anche nell'attualità di questo servizio così importante. Ricordo a chi ci sta seguendo questi due appuntamenti, il 23 marzo alle ore 21 presso la Sala Estense, questa conferenza spettacolo in cui si racconteranno un po' i 30 anni di esistenza del servizio di emergenza territoriale nella provincia di Ferrara, e poi il 27 ci sarà anche il 118 in piazza con appunto i soliti banchetti, momenti informativi e tutto quello che un po' in questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere nella nostra provincia. Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento con Salute Focus Ferrara è per martedì prossimo.